Nel percorso del Pescara a fare la differenza è stato il magro Bottino, 12 punti in altrettante partite e appena due successi soffertissimi all'Adriatico contro Olbia e Fermana tra la quinta e la sedicesima giornata. Tutto questo dopo averne conquistati 10 nelle prime quattro. A gennaio rinforzi mirati, squadra senza dubbio competitiva per il terzo posto che rappresenta il minimo sindacale. Tante le difficoltà iniziali, le attenuanti non mancano per carità, ma il tecnico biancazzurro non ha mai dato un'impronta riconoscibile alla sua squadra. Il Pescara è andato sostanzialmente a sprazzi, buon impatto, parliamo del primo mese di campionato, soprattutto le sfide di Modena e in casa col Cesena, francamente troppo poco. Il terzo posto dista due lunghezze, è ancora possibile, ma va ricordato, non garantisce la promozione in B. Permette di superare i primi due turni e di accedere direttamente agli ottavi di finale con gare di andata e ritorno se si dovesse arrivare sino in fondo. Domenica prossima il Cesena ospiterà l'Entella, che alla penultima renderà visita alla Reggiana, mentre il Pescara sarà di scena a Lucca. Poi i biancazzurri sfideranno all'Adriatico il Grosseto, affronteranno in trasferta la Pistoiese e chiuderanno la stagione regolare in casa con l'Imolese. Attenzione anche alla differenza reti che penalizza i biancazzurri nel caso in cui dovessero arrivare a pari punti con Cesena o Entella. Scontri diretti in parità, una vittoria per parte con i romagnoli e due pareggi con i liguri. In questi casi per determinare la posizione finale si valuta appunto la differenza reti. Cesena 46 gol fatti, 27 subiti, più 19. Entella 58 fatti, 36 incassati, più 22. Pescara 48 gol fatti, 35 subiti, più 13. La sintesi, vincerle tutte nella speranza che sia sufficiente.